l'affondo. L'affondo parte dalla posizione di guardia che abbiamo già visto negli altri video. Le gambe nell'affondo fanno due cose diverse. La gamba dietro spinge, sempre sull'avampiede, la gamba davanti slancia. Combinando questi due movimenti potremo fare un buon affondo. Quindi, dalla posizione di guardia, busto rilassato, non sono inclinato in avanti o all'indietro, la gamba dietro è distesa, il piede, la suola del piede più dietro è adatta al suolo, la gamba destra è piegata, importante che il ginocchio non superi la punta del piede, o è in linea o leggermente indietro, per evitare alla lunga di avere problemi al ginocchio. Altra cosa importante al ginocchio, che bisogna stare attenti, è controllare se il ginocchio è all'indentro. Se all'indentro, anche questo qua ci potrebbe creare dei problemi. Quindi dobbiamo correggere ed essere in linea con il piede. Per tornare in guardia, cosa facciamo? Spingiamo con la gamba davanti e richiamiamo con la gamba dietro e ci rimettiamo in guardia. Quindi, nell'affondo dobbiamo stare attenti alla spinta del piede dietro, allo slancio della gamba davanti, sempre con la punta, e all'arrivo. We'll be right back.